Salve a tutti, diario del consigliere, settimana del 13 novembre 2017. Allora, questa settimana molte commissioni non si sono tenute, quindi un lavoro a regimi ridotti nelle varie commissioni per una serie di motivi, anche perché alcune commissioni che intendevano audire alcuni dirigenti, questi dirigenti non si sono presentati giustificando meno la loro assenza e quindi sono saltate. Allora, c'è da segnalare una cosa molto importante invece che è accaduta in commissione bilancio, è l'assegnazione ad agenzia delle entrate a riscossione della riscossione delle multe, quindi la riscossione coatta delle multe non pagate. In consiglio comunale io mi ero fermamente opposto all'assegnazione, perché già si stava portando in consiglio comunale, di questo, a questo agente riscossore dell'agenzia delle entrate. Perché? Perché è un agente riscossore molto invadente, in quanto può accedere direttamente ai conti correnti e bloccare i conti correnti in caso di chiaramente sanzioni non pagate, nel nostro caso perché il comune poi solo di questo parlerà, e anche perché può bloccare per esempio un quinto dello stipendio. Insomma, diciamo che un agente riscossore è molto molto invasivo e che preferiremmo, cioè questo sostituisce Equitalia, ma alla fine è ancora, a nostro avviso, come Movimento 5 Stelle, riteniamo che sia ancora peggio di Equitalia. Quindi già in consiglio chiesi il ritiro e il rinvio in commissione bilancio della questione. Purtroppo in commissione bilancio è passata con i voti della maggioranza. Allora, qual è il punto qui? Che questa nuova amministrazione non sta mettendo in atto una cosa che a nostro dire dovrebbe essere sostanziale, cioè portare in casa la riscossione, per due motivi essenziali. Il primo è che stiamo dando all'esterno stiamo affidando all'esterno una riscossione che molto spesso non riesce a recuperare, dati alla mano, più del 4%. Quindi non ha senso andare a pagare degli agenti esterni quando potremmo formare il personale che lo abbiamo, potremmo formarlo e portarlo all'interno. Chiaramente capisco che non si faccia domani mattina, non è una cosa, però non c'è nemmeno la progettualità dell'amministrazione di farlo in tal senso. Si preferisce demandare all'esterno, costi quel che costi. Poi, se non si recupera, pazienza. E anche perché in alcuni casi l'amministrazione comunale, per le situazioni particolari, magari il cittadino che no, non voglia pagare ma non ce la fa, potrebbe essere anche un po' più elastica, piuttosto che avere l'agenzia delle entrate che ti blocca il conto corrente o un minimo stipendio ti blocca un quinto dello stipendio. Quindi, ecco, riteniamo che questo è completamente sbagliato, questo modo di agire. Ci batteremo nuovo ancora sempre in commissione bilancio affinché si faccia una programmazione e si provi a riportare all'interno la riscossione. Un altro evento che si è verificato questi giorni, avete un po' sentito perché è stato rilanciato dalla stampa, sulla carta stampata piuttosto che in TV e in radio, è la questione Tari, ovvero sia la problematica sollevata dal nostro portavoce alla Camera, Giuseppe L'Abbate, che ha, attraverso un'interrogazione parlamentare, evidenziato il fatto che in alcuni comuni, Lecce compreso, la Tari applicata è erroneamente calcolata. Che cosa succede? La Tari è composta da due fattori, una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa e la parte variabile si applicano all'immobile, quindi alla casa. La parte fissa e non la parte variabile si applica alle pertinenze, quindi parliamo di box e cantine, chiaramente collegate direttamente, facciano parte della stessa particella. In molti comuni invece è stata anche applicata erroneamente, quindi facendo pagare di più i cittadini, anche la parte variabile. A questa interrogazione il Ministero ha chiarito che non andava applicata la parte variabile e il comune di Lecce rientra in tutte quelle migliaia di comuni che hanno fatto un calcolo errato. Quindi anche su Lecce c'è questo problema. Si potrà richiedere il rimborso, però siamo al momento in attesa di capire, anche se a livello ministeriale, come si vorrà risolvere la questione, perché non crea non pochi problemi, in quanto la Tari, come ben sapete, è una tassa a pareggio zero, cioè spendo 100 per i rifiuti, cioè per lo smaltimento dei rifiuti, e devo incassare 100, non posso incassare 110 né 90. Quindi
Quindi questo chiaramente creerà dei problemi ai comuni che però hanno sbagliato ad applicare. Quindi i soliti esperti fanno le leggi e poi li sbagliano anche ad applicarle. Per quanto ci riguarda, noi domenica saremo con un gazebo a Porta Rudine, e per cui chi vorrà una minima consulenza, quantomeno capire se ha o meno diritto al rimborso, può chiaramente venirci a trovare e noi daremo l'esplicazione, porterà chiaramente la bolletta e daremo l'esplicazione in tal senso se, è un, se una, si può applicare la richiesta di rimborso. È chiaro che in questo momento è una fase in cui consiglieremo comunque di attendere un attimo perché probabilmente ci saranno delle novità. Noi ci auguriamo, ma sarà molto difficile, che il governo possa approvare un rimborso automatico, perché altrimenti il cittadino comunque è costretto a richiederlo. Ci vediamo la prossima settimana. Thank you.